Ricordiamo tutti con nostalgia Zio Tibia, no? O almeno chi era ragazzino alla fine degli anni Ottanta ripenserà a quell'estate in cui l'appuntamento fisso del sabato sera, successivamente il venerdì, con la rassegna dedicata al genere che non si può nominare sui social. Era imperdibile. Perché se dopo l'arrivo di Halloween come tradizione anche nel nostro paese abbiamo iniziato a identificare ottobre come il mese per i film del brivido, l'estate è e sempre sarà la migliore stagione per il genere. E allora perché non provare a fare una serie di video con tre consigli di visione per riempire le nostre serate estive? Come ho già fatto in precedenza, vi proporrò tre film che hanno un denominatore in comune, oltre al genere. Ma che... Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Continuo imperterrito a celebrare l'estate come la stagione del nostro genere innominabile. E come al solito chiedo voi un supporto per far arrivare il video a più gente possibile. Perché la piattaforma rosso e bianca pare odi quando si parla di certi argomenti e non aiuta la diffusione. Quindi... se ne volete ancora, condividete questo video e gli altri della serie. Vi ringrazio anticipatamente. Il metal è un genere musicale che, essendo stato spesso associato al re degli inferi, come del resto il rock in generale, è andato in molte occasioni a braccetto con il nostro genere cinematografico preferito e innominabile. E negli anni, nelle sue forme più svariate e nei sottogeneri di riferimento, è apparso nelle colonne sonore di questi film, utilizzato persino in casa nostra da Dario Argento. Ma esistono film in cui non è solo colonna sonora o note di colore da aggiungere sullo sfondo, bensì al centro della storia, con i protagonisti musicisti o fan del metal. E allora in questo video andrò a presentarvi tre film che hanno il metal come componente fondamentale della narrazione. Uno viene degli anni 80 ed è diventato un piccolo cult, uno è più recente ed è soprattutto una commedia e l'ultimo che potrebbe invece guadagnarsi pian piano lo status di cult e se lo meriterebbe. Partiamo. Conosciuto da noi come Morte a 33 giri, titolo che per una volta è più azzeccato dell'originale, vede come protagonista Ragman, un metalhead americano, bistrattato e bullizzato da tutti, che trova sollievo e rifugio nella musica metal, in particolare nel suo idolo Sammy Carr, che ha frequentato al tempo la sua stessa scuola, ha subito e lottato come lui, ma infine si è elevato ed è diventato una star, controversa se vogliamo, ma influente. In attesa che Carr venga a suonare al suo liceo in un evento straordinario, Ragman cerca di sopportare scrivendogli e sfogandosi con lui. Ma quando Carr muore in un incendio nella sua stanza di albergo, Ragman è sul punto di cedere finché Nuke, il DJ della città e suo amico, interpretato da Gene Simmons, non gli regala il master dell'album inedito di Carr. Quando Ragman lo mette sul piatto del suo stereo, però scopre che Carr può comunicare attraverso il disco con lui e aiutarlo a liberarsi dai bulli e avere la sua vendetta. E la cosa ovviamente scappa di mano al nostro protagonista. Morte 33 giri ha degli ottimi spunti che gli hanno appunto fatto guadagnare nel giro degli appassionati di metal un buono status, mentre il resto delle recensioni è tutt'oggi discordante. Per gli appassionati è indubbio il piacere di vedere i riferimenti di quel mondo musicale e anche il cameo di Gene Simmons, ma soprattutto quello di Ozzy Osbourne nei panni di un bigotto predicatore televisivo. La storia presenta qualche ingenuità e inconsistenza, se vogliamo, soprattutto dal punto di vista della coerenza su cui viene considerato il metal nella scuola. Ragman viene trattato come un reietto, ma al concerto di Halloween sul palco c'è appunto una band metal e il pubblico va in visibilio quando compare Carr. Ce l'avevano solo con Ragman, quindi? Il film all'epoca non fece un grandissimo successo al botteghino e coprì giusto le spese, rifacendosi un po' con il mercato televisivo e quello home video. Per me rimane comunque un film che avrebbe meritato già all'epoca un miglior riconoscimento e che se paragonato a certa roba che buttano fuori oggi, beh, ci siamo capiti. In questo momento lo potete trovare su Infinity o su Apple TV. Direttamente dalla Nuova Zelanda, Deathgasm è una commedia che a volte sfocia un po' nel trash, con trovate esagerate ma tutto sommato godibile. Anche se la rappresentazione degli appassionati di metal come il protagonista e i suoi amici appare un po' esagerata e piena di cliché, ma probabilmente è una cosa voluta.
spero. Insomma, il film ci parla di Brody, che deve trasferirsi a casa degli zii perché la madre è stata internata. Brody è un chitarrista in cerca della sua strada e si scontra subito con la classica realtà di una scuola in cui i metallari sono maltrattati, malvisti e considerati sfigati al pari di chi gioca di ruolo. Un po' la dinamica che abbiamo già visto in Morte a 33 giri, no? Ora, la mia esperienza personale non è stata così, non sono mai stato bullizzato per i miei interessi che corrispondono e corrispondevano a quelli di Brody. Diciamo anche che se un figlio di papà con la polo arancione ci avesse provato, magari non sarei stato lì ad aspettare l'intervento di un'entità degli inferi per sistemare da subito la questione. Ma ripeto, magari l'esperienza di altri è stata diversa e più simile a quella di Ragman o Brody. Comunque, venendo sempre preso a calci sputi, Brody vede come unica via d'uscita rifugiarsi nella musica e grazie al fatto di aver incontrato Zack in un negozio di dischi mette su una band. Purtroppo fuori dal garage la vita di Brody continua a essere uno schifo, finché non riesce a mettere le mani su un antico spartito trovato a casa di un musicista leggendario sparito dalla scena e lo suona insieme alla band. Non è chiaro come ci riesca visto che non sembra uno spartito molto regolare, ma prendiamolo per buono o presumiamo che siano i poteri stessi dello spartito per metterglielo. Dicevo, suonando le note dello spartito però gli abitanti della città vengono posseduti da entità infernali, mandate per aprire la strada all'arrivo del loro signore. Mi fermo qui nel caso non lo abbiate visto. Deadgasm è spassoso per buona parte del tempo, anche se a volte scade un po' nella volgarità banale e si colloca in quel filone di film in cui il liquido rosso scorre abbondantemente sullo schermo e che qualcuno potrebbe trovare persino di cattivo gusto. Ma preferirei un film come Deadgasm a qualsiasi filmetto della Blumhouse uscito nell'ultimo periodo. Perché Deadgasm non si prende sul serio, qualche buona trovata, qualche twist interessante, non contiene nessuna regolina post 2015, è cattivo ed è cattivo verso tutti, protagonisti compresi. Insomma, un prodotto neozelandese che mantiene lo stile di quelle parti. Lo trovate per ora solo su Apple TV per il noleggio. Jesse e la moglie Astrid sono alla ricerca di una casa più grande, dove ci sia un ambiente adatto al lavoro di lui, che fa il pittore e ha bisogno di ampi spazi per la sua arte. E in più la loro figlia Zoe sta crescendo e decidono quindi di mettersi alla ricerca di una nuova abitazione. E incappano in un affare che non possono rifiutare, una casa di campagna con un enorme fienile che si può convertire in studio per Jesse. E il prezzo è stracciato. Ma come sappiamo, quando il prezzo è troppo buono e allettante c'è qualcosa dietro, è sicuramente successo che... quello lo vediamo già all'inizio, anche se l'agente immobiliare, che confessa di essere tenuto a dire la verità agli acquirenti per legge, non la racconta esattamente com'è andata, o forse nemmeno lui ne è al corrente. Ovviamente non vi dico nulla, ve lo lascio scoprire. Comunque sia, Jesse inizia ad avere visioni e sentire voci che lo portano a dipingere un quadro inquietante, con al centro quelle che sembrano essere anime che bruciano, sovrastate da una figura demoniaca. Jesse non riesce a capire perché ha dipinto quel quadro, avendolo fatto in una sorta di trance, e pensa di proporre un'azienda che si occupa di arte, che accetta volentieri i suoi lavori. Ma mentre è distratto dalla sua attività, sua figlia... mi fermo qui, va, perché probabilmente molti non l'hanno visto. Vi chiederete a questo punto dove sia il metal qui. Bene, Jesse è un appassionato di metal, passione che ha trasmesso a Zoe, che vuole diventare una chitarrista, e sogna di possedere una Gibson Flying V rossa. La stessa chitarra che suonava il precedente proprietario della casa, altrettanto appassionato di metal. Ed è proprio a causa di questa chitarra che gli eventi prendono la piega tragica che vedremo, oltre ovviamente all'influenza demoniaca che aleggia nella casa. The Devil's Candy è un film del 2017 ed è sorprendentemente buono per essere appunto così recente. Non gioca mai sui jump scares, lavora sulla tensione, sui personaggi, sui legami, sull'ansia, sulle suggestioni e chiede a noi di cogliere i riferimenti e unire i puntini per districare la massa della storia che è formata da più livelli di narrazione. Sicuramente è un film di quelli da seguire lontani dallo smartphone e non adatto agli spettatori che vogliono solo jump scares per contare gli spaventi, distraendosi per il resto del film. Anche questo al momento lo trovate nel noleggio su Apple TV. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino qui e se vi è piaciuto questo video considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Serve molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima. Ma non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Spegniamo la TV, accendiamo le luci e horse up.